Riforma delle autonomie. Si accende il dibattito nazionale sul rischio che aumenti la disuguaglianza tra le regioni del nord e quelle del sud. Per dotare il Mezzogiorno di una voce unitaria e costruttiva, la Fondazione Banco di Napoli ha organizzato un confronto pubblico, a cui hanno preso parte tutti i governatori meridionali, intitolato La precaria unità, autonomie differenziate e coesione nazionale. Con la presidente della Fondazione, Rossella Paliotto, erano presenti le voci accademiche di 4 docenti e quelle dei rappresentanti istituzionali. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la vicepresidente della Regione Basilicata, Flavia Franconi, il vicepresidente della Regione Calabria, Francesco Russo, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in collegamento, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ritengo che oggi sia partito il vero rilancio della Fondazione Banco di Napoli per il Meridione d'Italia, un incontro importantissimo al quale hanno partecipato tutte le regioni con i loro governatori e con i loro rappresentanti, hanno serenamente discusso nel merito dell'autonomia differenziata e di come si dovrà in seguito riproporsi un tavolo affinché poi si possa aprire una dialettica con il governo e con chi ci rappresenta su quelli che sono state evidenziate come le criticità. Non dobbiamo alimentare contrapposizioni nord-sud perché abbiamo persone per bene in tutte le parti d'Italia, dobbiamo ragionare nel merito. Noi abbiamo sventato un tentativo posto in essere da Salvini di arrivare alla secessione in maniera indolore, in maniera coperta, non se n'era accorto nessuno, ma stavamo arrivando a questo. Si lavorava per rompere l'unità del sistema scolastico nazionale, si parlava di una scuola regionale, e l'unità del sistema sanitario nazionale. Allora, la posizione della Campania è questa: prima di tutto l'unità del Paese, secondo, noi accettiamo la sfida dell'efficienza. Io non difenderò mai le aree di cialtroneria o quelli che nel sud presentano bilanci falsi, fanno debiti, clientela, eccetera, eccetera, ma difendo con orgoglio il sud che combatte e che è pronto ad accettare la sfida dell'efficienza. Poi bisogna fermare questo percorso. Prima di andare avanti dobbiamo definire il fabbisogno standard e le risorse da attribuire al sud.